Buonasera e benvenuti al notiziario di Cronaca Gubina di martedì 14 marzo. Sono arrivati a Gubbio i ceri mezzani dell'Ottocento, direttamente dal Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni di Roma. Si tratta di manufatti costruiti a grandezza naturale nel 1894, venduti al museo nel 1909 e utilizzati negli anni 50 per un evento sulle grandi feste tradizionali italiane. Il sindaco Stirati su questo argomento ha affermato: "Già nel maggio scorso ho avuto la possibilità di vedere di persona i ceri mezzani al Museo Nazionale delle Arti e delle Tradizioni, ma ora si potranno ammirare direttamente a Gubbio nella Sala dell'Arengo." Ed ora passiamo ad una notizia di cronaca. I vigili del fuoco di Gubbio sono stati impegnati tutta la notte nelle operazioni di spegnimento di due forti incendi nel Buranese. Il primo, nella zona di Cabelli, ha mandato in fiamme 2 ettari di bosco, mentre il secondo, il più esteso, ha coinvolto circa 5-6 ettari di bosco nella zona di Bevelle. L'intervento è stato effettuato da 5 uomini dei vigili del fuoco su 2 mezzi, mentre sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause di questi incendi. Ed ora passiamo alla politica. Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri ha visitato l'ufficio del giudice di pace di Gubbio. Per l'occasione erano presenti l'onorevole Walter Verini, il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, il primo cittadino di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il giudice di pace, l'avvocato Cristiana Cristiani. Ferri ha dichiarato: "Quello che ho apprezzato è stata la grande responsabilità degli amministratori. Ho trovato dei sindaci che hanno dato un segnale di come si amministra in maniera seria, nell'interesse dei cittadini e della comunità." Passiamo a parlare dell'ambito sociale. L'associazione Elisabetta Barbetti ha donato all'ospedale comprensoriale di Gubbio e Gualdo Tadino una sonda per ecografo che andrà a completare la dotazione tecnica del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di Branca e consentirà di migliorare i tempi operativi ottenendo diagnosi più precise e dettagliate. La dottoressa Teresa Tedesco dell'ospedale di Branca ha espresso tutta la sua soddisfazione. "Voglio ringraziare l'associazione Elisabetta Barbetti e Unicredit che grazie a questa donazione hanno contribuito a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure di pazienti critici." Ed ora apriamo la pagina di sport. C'è aria di entusiasmo in casa Gubbio dopo la vittoria di domenica scorsa al Pietro Barbetti contro l'Ancona. Il presidente Sauro Notari crede nella possibilità che il Gubbio disputi i play-off a fine stagione. Su questo tema ha parlato ai nostri microfoni anche il direttore sportivo Giuseppe Pannacci subito dopo la partita da Gubbio-Ancona. Il presidente se lo merita perché è una persona seria che ha a cuore le sorti del Gubbio. "In tempi non sospetti dissi che una volta raggiunto il primo obiettivo, quello della salvezza, questa è una squadra che qualsiasi risultato in più faccia è tutto di guadagnato, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza. Questa squadra ha dimostrato carattere, voglia di non arrendersi mai e di questo ne siamo molto contenti." Con questa notizia di sport io concludo il notiziario di questa sera, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani.